oggi con la presentazione di una nuova edizione di un lavoro edito da dei comunisti sulla strage di Piazza Fontana a 50 anni appunto da questo drammatico evento. Un'occasione non per una semplice, come dire, ravvivamento della memoria. Credo che in questo libro, per come è stato concepito e per ciò che ha rappresentato la strage di Piazza Fontana, credo che appunto ci siano, è ricostruito un puzzle di una vicenda che ha segnato profondamente non solo la storia d'Italia, ma che ha segnato la storia successiva degli anni a venire. E questo è il primo merito di questa pubblicazione. Una pubblicazione che appunto ricostruisce ciò che è stato, una vicenda storico-politica fondamentale per le sorti del paese, per il destino del nostro paese, per l'integrazione del nostro paese, che ancora, come dire, ha la sua onda lunga che infatti accadimenti che arrivano fino ai nostri giorni. Inevitabile i riferimenti a quello, anche ovviamente già conosciuti, così analizzati, i riferimenti storici, politici, di scenario, lo scenario che era quello della guerra fredda. L'Europa, terreno di battaglia della seconda guerra mondiale, diventava la frontiera di equilibri geopolitici molto netti, molto precisi. La seconda guerra mondiale aveva portato alla sgradita presenza sullo scenario mondiale di una forza organizzata, gli stati appunto del blocco socialista dell'Est, che erano obiettivamente al di fuori di uno dei fatti inaspettati della seconda guerra mondiale. La grande corsa per la conquista di Berlino aveva appunto fatto sì che, vinta dai sovietici, con appunto l'ingresso che ho fatto a Berlino, con la liberazione dei campi di sterminio, eccetera, aveva determinato appunto questa presenza che minacciava seriamente tutta una serie, come dire, di condizioni legate appunto allo sviluppo dell'imperialismo. Se l'Europa era la frontiera invalicabile di equilibri politici, altrettanto non si può dire di quello che accadeva in quella degli anni 50, 60, 70, quello che è stato il grande fenomeno di decolonizzazione dei paesi dell'Africa, dell'Asia, la stessa vicenda dell'affermazione del 49 della rivoluzione cinese, mettevano in movimento energie che ovviamente rischiavano in qualche modo di avere una loro onda d'urto anche all'interno di quello che per definizione era lo scenario immutabile, quello che doveva essere lo scenario immutabile, quello appunto dell'Europa. Europa che, ricordiamolo, al suo interno aveva una condizione molto particolare, in cui, come dire, la mano militare, paesi importanti, paesi mediterranei, quali appunto la Grecia, la Spagna, il Portogallo, anche se era il versante atlantico, erano nelle mani di dittature militari. Ovviamente tutte dittature, addirittura quella franchista, e come dire, risalente al periodo pre-nazista, tutte ovviamente dittature con un chiaro segno di classe, ovviamente impedire, ecco, di essere elemento, come dire, di ostacolo a quello che era in grande modo emancipatore che comunque si svolgeva. Si svolgeva in paesi europei, ovviamente l'attenzione per quello che ci riguarda era l'Italia, questo un grande modo emancipatore che ha attraversato gli anni 50 e 60, che ha avuto i suoi protagonisti in quella che era appunto l'avvio della crescita a partire dal piano industriale, il fenomeno di immigrazione, forte immigrazione all'interno delle aree industriali dalle aree meridionali, il fenomeno sociale dell'operaio massa, dove questa figura sociale appunto che in qualche modo rappresentava l'operaio proveniente dal sud Italia, integrato, comunque inserito nei circuiti produttivi del capitalismo del nord, che è diventato uno dei protagonisti, il protagonista, secondo molti, di quello che è stato la spinta, come dire, di lotte, di emancipazione, di rottura, di messa in crisi dell'egemonia del comando delle fabbriche, con la crescita di piattaforme contrattuali, tanto salariali quanto di diritti, insomma un movimento che deportava oltre l'aspetto salariale e sindacale, che diventava fenomeno diffuso. E questo elemento si incontrava un altro elemento importante in quegli anni, che era appunto la presenza del movimento giovanile studentesco, la scuola che diventava anch'esso centro di aggregazione importante, c'erano gli anni appunto della scuola di massa,
la necessità di per le case di gente di formare nuovi, come dire, i nuovi settori produttivi, ma anche ovviamente la nuova classe dirigente del paese. L'incontro tra questi due componenti è stato, come dire, quello il combinato che ha reso, come dire, particolare la vicenda del movimento di classe in Italia in quegli anni. Un movimento di classe che si è contaminato e che ha dato appunto luogo a un processo emergenziale di lotte esteso a quello che possiamo effettivamente definire un modo emancipatorio che si scontrava con quello che era una condizione del nostro paese. Il paese è uscito dal fascismo, che non ha mai obiettivamente fatto i conti come avrebbe dovuto con la presenza di questa, come dire, di questa matrice che comunque si è ritirata, si è riaffermata all'interno della istruzione popolare. Potremmo qui, ovviamente, dovremmo ricordare quelle sono state le vicende legate all'amnistia promossa dall'allora ministro di giustizia Togliatti. Potremmo ricordare quello che è stata l'integrazione dei quadri, dei servizi militari e anche dei servizi segreti all'interno delle istituzioni repubblicane, che appunto danno un senso di continuità e sono un elemento importante della condizione di quello che era lo Stato, i rapporti e le relazioni interne allo Stato in quegli anni. E diventa anche un elemento importante di quella che è l'analisi che è svolta all'interno sicuramente del libro, ma in quegli anni. Una delle tesi dominanti per, come dire, spiegare i fenomeni stragisti che hanno attraversato la strategia, che hanno attraversato la strategia del SIA, che hanno la strategia, come dire, di attacco alle conquiste operaie e alle conquiste di quegli anni, è stata la presenza appunto di uno doppio Stato, una sorta di Stato parallelo, deviato rispetto a uno Stato integro, uno Stato, come dire, legato ai sani valori e principi dello Stato democratico e delle sue forme di rappresentanza. Con quello che abbiamo detto smentisce immediatamente in nuce questo tipo di ricostruzione. Non esisteva un doppio Stato, esisteva uno Stato che al suo interno, nel processo di transizione, aveva assunto a pieno titolo, nei propri organici e con i quali, un pezzo dell'apparato di derivazione fascista. Si parla ovviamente dei responsabili dei servizi segreti, si parla di Morata, il libro è estremamente, come dire, chiaro e sintetico rispetto a quelli che sono stati i passaggi e le presenze di questo Stato. Stiamo parlando di quella che appunto era la necessità in qualche modo di fermare quello che era il movimento, il modo denunciatorio che si affermava in questo paese, era nord a sud, perché se abbiamo citato il tram industriale Torino Milano Genova, altrettanto vero che in quegli anni si consumava, come dire, il fallimento anche negli anni 70 di quello che era la strategia di industrializzazione del meridione con i fatti di Battipaglia, eccetera, per cui un modo che investiva complessivamente il paese, che andava ormai, assumeva le caratteristiche di un modo, come dire, di emancipazione politica ben oltre i limiti definiti dalle forze politiche e sindacali del tempo. Ovviamente in questo un ruolo importante ha avuto lo sviluppo e la nascita delle formazioni della sinistra cosiddetta extraparlamentare, che al di là della loro confusione, al di là di quello che poteva essere, come dire, i limiti di quel tipo di esperienza, obiettivamente ponevano quel movimento, parte importante di quel movimento e di quelle lotte, su un terreno che andava ben oltre il piano meramente rivendicativo e parlava chiaramente, come dire, di un'ipotesi di trasformazione sociale in un contesto, lo ripetiamo, che era quello della guerra, dello scenario opposto agli altri, quindi della, come dire, indivisibilità, della immodificabilità di quelli che erano esistiti. E qui che si scatena la, come dire, che trova origine quella, come si tratta di una costruzione sommaria, ovviamente non è fatta, quindi nel libro è molto più curata nei dettagli, nei riferimenti molto più precisi, che trova il momento di, come dire, di costruzione e di costruzione della strategia stragista. Piazza Fontana, il 12 dicembre del 69, è l'ultimo, era all'epoca ovviamente, una serie di episodi comunque di matrice stragista e che comunque accompagnavano già una forte, come dire, tentativo di repressione
di quelli che erano i moti popolari di quegli anni. Ci sono dati molto chiari rispetto a quello che è stata l'azione repressiva nei confronti del movimento operaio in quegli anni, dal 54 al 66, sono circa 168.000, così viene riportato gli arresti tra gli appartenenti alle forze di sinistra, per motivi legati ovviamente a varie questioni e non solo, con un seguito di scontri, feriti e ben 145 morti. Una guerra a bassa intensità è stata definita, che comunque era presente. E questa la strategia di attenzione e ovviamente la bomba di Piazza Fontana è interno a questo processo. Questo processo che vede, che pone sulla scena, riporta sulla scena i fascisti, il ruolo della destra neofascista, eversiva, presente e radicata all'interno delle istituzioni, che in una sorta di organico rapporto con quello che è stato definito il partito atlantico, voleva il proprio alto là a quello che era un movimento che altrimenti, rischiava di andare ben oltre le tollerabilità e ben oltre le compatibilità. E qui appunto la vicenda di Piazza Fontana. Piazza Fontana, che è, lo ripetiamo, è uno spartiacque, un aspetto fondamentale dello scontro che le classi dominanti hanno aperto contro il movimento operaio e di opposizione che in quegli anni animava il paese. Una questione ovviamente che ha colpito nel cuore la capacità del movimento, il movimento che segnava dei punti importanti, che cominciava a reagire a quelle che erano le ondate repressive, l'esempio di riportato anche in testi della nostra, della musica di lotta, Valle Giulia come primo esempio, come momento di opposizione, di contrasto anche fisico ai tentativi di repressione dell'opposizione e dei movimenti di emancipazione studenteschi. Il tentativo, anche come elemento di politicizzazione di quel movimento, perché tra le varie strategie messe in campo dalla destra vi è stato anche un altro elemento che viene riportato nel libro, che è quello appunto del tentativo attraverso le cosiddette formazioni rossonere, i nazimaoisti in qualche modo, di inquinare la presenza e il ruolo svolto dai movimenti all'interno del paese, approfittando della porosità di queste strutture e quindi della loro permeabilità. Quindi questo è un altro elemento. L'altro elemento importante del libro è che riguarda la capacità del movimento di opporsi e di respingere la costruzione, ovviamente studiata a tavolino, addossare la responsabilità dei fatti agli anarchici. Tutta la campagna stampa messa in atto, la televisione, il giornale, il Corriere della Sera, la stampa borghese, ovviamente tutta capeggiata appunto proprio dal giornale di Via Solferino, ma anche il giornale, il telegiornale, Bruno Fede, Carlo Vespa, insomma tutta una serie di personaggi che hanno in qualche modo segnato poi la storia a seguire di quegli anni, trovano nella vicenda di Piazza Fontana il loro battesimo. E questo è un elemento importante, quello del movimento che con le gambe e i polmoni di centinaia e migliaia di militanti nelle piazze del paese ha respinto, ha rinviato al mittente quella che erano le accuse, affermando che la strage era di Stato e ovviamente l'innocenza di Valpreda da quello che era il suo, l'accusa infamante di essere l'autore delle stragi. Le stragi erano di matrice fascista, avevano questo tipo di connotato e gli obiettivi che ricordavo. Ovviamente la vicenda è complessa e richiede molto tempo. L'ultimo elemento che voglio riportare, di rilasciare la parola ai protagonisti di quegli anni, è
riguarda appunto all'impostazione del libro, è quella che abbiamo definito l'onda lunga, nel senso che la presenza dei fascisti ovviamente viene in qualche modo seguita, monitorata. I fascisti li troviamo ancora negli anni 80 trasferitisi in un altro scenario internazionale, che diventa in qualche modo il loro brodo di coltura. Li troviamo nel Libano a fianco delle truppe maronite nella loro funzione, parliamo anche dei fascisti italiani, soprattutto dei fascisti italiani, nella loro funzione antipalestinese. Li troviamo negli anni 90 in Croazia, ovviamente nel sostegno al nazionalismo filofascista croato, contro la Serbia e gli elementi socialisti. Lo ritroviamo in Ucraina e soprattutto, al di là di questo di loro peregrinare, di questa loro presenza, e li troviamo anche ancora una volta in Italia, legati a quello che è quello che si determina come un elemento caratterizzante della presenza fascista: il loro legame costante con la malavita, in modo particolare col traffico, con gli ambienti legati al traffico di stupefacenti. Questa è una vicenda che trova i suoi riscontri fino ad oggi. Insomma, questo per dire che parlare di Piazza Fontana non è solo parlare di fatti del passato, sono fatti che vivono tutt'oggi nella nostra condizione. C'è, come dire, un'onda lunga, che lo ripeto, che si è trascinata fino ad oggi e che su cui è necessario mantenere, come dire, non solo desta l'attenzione, ma acceso il faro della coscienza di quei fatti, perché da quei fatti, attraverso quei fatti, possiamo spiegarci alcuni e possiamo trovare elementi di comprensione di quello che è la nostra situazione anche oggi. Ciò detto, lascio la parola ai protagonisti, che abbiamo qui Roberto Mander, Carcamelli, Roberto Puccioli, che a vario titolo e in vario modo sono stati protagonisti, hanno attraversato. Roberto e Francesco Puccioli, che a vario titolo hanno attraversato quegli anni, sono stati i protagonisti. E allora benissimo, così lo aggiungiamo anche all'intervento. Lascio la parola a Roberto. Sì, no, soltanto alcune poche cose che vorrei dire, perché questo libro ne sono usciti tanti, in occasione del cinquantennario ne stanno uscendo veramente quasi ogni mese, c'è un nuovo titolo, alcuni sono molto buoni, altri molto documentati. La maggior parte di queste pubblicazioni contribuisce sicuramente a fare aggiungere ulteriori pezzetti di informazione, di notizie, di comprensione di quello che è accaduto. Ma l'opuscolo, questo librino, breve come numero di pagine, ma estremamente denso nella lettura, secondo me va a coprire un vuoto fondamentale, cioè lo sguardo politico su Piazza Fontana, la strage di Stato. Cosa significa in realtà strage di Stato? Cioè, cosa c'era in pentola prima del 12 dicembre del 1969 e cosa è successo dopo, ma non in termini di una storiografia di date, di avvenimenti, di governi, di alleanze politiche che si sono succedute, ma proprio, come dire, c'è come un filo melmoso, un filo sporco che attraversa la politica italiana dall'immediato dopoguerra, senz'altro, nel periodo appunto dopo la caduta del fascismo, fino poi ai giorni attuali. E questo è importante tenerlo presente, perché altrimenti Piazza Fontana rischia di diventare sempre più così una data astratta nella memoria, è successo qualcosa, cioè quel clima un po' residuale che spesso serpeggia anche in tutti noi. E invece è qualcosa di estremamente vivo se noi riusciamo, io credo, a restituire il senso politico di quello che è successo, cioè la guerra a bassa intensità di cui tu parlavi, che ha preso varie forme. Sicuramente quando il 12 dicembre del 69 le bombe esplodono causando morti, probabilmente il numero sarebbe stato molto più alto se non ci fossero state, mi rivolgo soprattutto ai più giovani, a chi non ha seguito questa intricatissima vicenda anche giudiziaria, furono messe più bombe per un
puro caso le altre non fecero morti, puro caso. Quindi immaginate nell'Italia di quegli anni, purtroppo dopo c'è una certa assuefazione, perché ci sarà la strage di Brescia, ci saranno le bombe sul treno, l'Italicus, sul treno che andava a Reggio Calabria, ci sarà la strage alla stazione di Bologna, cioè sarà un crescendo per un certo periodo. Ecco, allora Piazza Fontana è un momento discriminante, cioè, come dire, ci troviamo tutti quanti a sbattere contro qualcosa che forse qualcuno sospettava, forse qualcuno aveva intuito, ma che nessuno aveva colto in tutta la sua gravità. Quindi questo è il primo dato che secondo me è il grande merito di questo libro, di questa pubblicazione, è proprio lo sguardo politico sulla guerra di bassa intensità e sul perché è una strage di Stato. Appunto, già veniva detto prima, e questo è materia, diciamo, più che altro degli atti giudiziari, ci sono sicuramente funzionari di alto grado coinvolti, ci sono fascisti che facevano il doppio, triplo gioco per un servizio segreto a favore di un altro, ci sono servizi segreti di paesi esteri, eccetera, eccetera. Io ricordo, venni chiamato negli anni 90 dai carabinieri, cosa che mi dava molto fastidio, perché dissi, insomma, cioè io di quella volontà non vado dai carabinieri, se vogliono parlarmi mi vengono a prendere. Poi per una serie di valutazioni così molto opportunistiche, per non avere rogne, detto in parole povere, andai a questo colloquio. Una cosa abbastanza surreale, questo capitano, credo dei carabinieri, mi chiedeva se io sapevo chi aveva fatto i colloqui in carcere a Regina Coeli con Mario Merlino, che era un nostro coimputato fascista. Io insomma non mi sono messo a ridere, ma insomma poco c'è mancato, come a me viene a chiedere a me, dei carabinieri chiede a me, e ci sono i registri del carcere, cioè i colloqui erano cose molto difficili da avere, non anche per i nostri parenti stretti, non era così automatico venire a colloquio con uno di noi. Però poi uscendo, questo carabiniere mi raccontò che lui era cresciuto sulla lettura di strage di Stato, seppi poi dopo che era il braccio destro del giudice Salvini, ma lui non si presentò in questi termini. E attraversando il cortile molto grande del comando regionale dei carabinieri qui sulla Salaria, lui mi disse, io gli chiedevo ma come mai questo interessamento così a distanza, erano a metà degli anni 90, e lui disse molto candidamente che grazie agli archivi spagnoli e portoghesi, cioè dopo Salazar e dopo Franco, dopo che erano finite le dittature in quei due paesi, erano potuti stati raccolti, erano arrivati dei documenti che avevano permesso, come dire, di rilanciare le indagini in questa direzione, eccetera. E in quell'occasione lui disse pure che da parte della Germania e degli Stati Uniti d'America gli archivi non erano mai stati aperti. Quindi questo ci dà anche il segno della complicità internazionale, cioè la storia del blocco dell'Est contro il blocco dell'Ovest o viceversa, della guerra preventiva, della guerra fredda, nelle sue varianti di guerra a bassa intensità, di guerra fredda, di le truppe dell'esercito regolare, come dire, messe soprattutto sulla frontiera del nord-est d'Italia, il pericolo della Jugoslavia, dell'aggressione da parte della Jugoslavia, eccetera. Questo era, come dire, la versione ufficiale dell'esercito, del Ministero della Difesa, però c'era poi tutto quanto un pullulare di altre iniziative. Ed è qui che viene fuori, è qui che matura la strage, è qui che da qui che arriva l'esplosivo che verrà usato per quegli attentati e poi per quelli successivi, eccetera, eccetera. Ma appunto non entriamo nel meccanismo giudiziario, perché il meccanismo giudiziario è diventato veramente di una complessità che è materia per esperti. Cerchiamo di mantenere invece acceso uno sguardo politico su tutto questo. E come mai a distanza di 50 anni la notizia che sulla individuazione di uno degli autori materiali viene, notizia di questi ultimi giorni, l'ultima settimana, viene assolutamente ignorato dalla grande stampa, eppure tutti i giornali stanno preparando pubblicazioni, pagine speciali per il 12 dicembre del 2019. Quindi voglio dire, questo è importante che noi lo teniamo presente,
Cioè, come mai si sono succeduti vari ministri degli interni, vari presidenti della Repubblica, vari presidenti del Consiglio? Cosa è successo? C'è un filo, io dico un filo melmoso, un filo sporco, un filo nero che attraversa la storia dell'Italia. Giustamente gli autori di questo libro, Piazza Fontana, una strage lunga 50 anni, a un certo punto, leggo, permettetemi solo di leggere un breve paragrafo, perché mi sembra che sia questo lo spirito col quale rapportarsi a tutta questa vicenda. Gli autori scrivono: la verità sui mandanti era sicuramente scomoda per il potere democristiano, quindi siamo fino agli anni 90, ma anche per l'opposizione che scelse il compromesso storico con la Democrazia Cristiana e la subalternità agli Stati Uniti e alla NATO. Quando nel primo governo Prodi, 1996-2001, ci fu la possibilità di fare chiarezza, prevalse la decisione di lasciare la verità seppellita negli archivi e in sentenze assolutorie. Di questo occorre essere consapevoli, scrivono ancora gli autori di questo libro, e da questo occorre partire per una battaglia di verità storica e politica sulla strage di Stato, che non deve e non può fare sconti a nessuno. Ecco, io invito soprattutto i compagni più giovani a riflettere attentamente su questo non fare sconti a nessuno, perché sicuramente ci sono livelli diversi di implicazione e di responsabilità: gli esecutori materiali, chi ha pianificato in dettaglio una simultaneità di attentati in più punti del paese, eccetera eccetera. Ma c'è sicuramente anche una copertura politica che si è sicuramente espletata con livelli diversi, con coinvolgimento in prima persona, col semplice annuire e lasciare che le cose andassero avanti per conto loro, e fino a chi sicuramente non ha avuto responsabilità materiali dirette, ma sicuramente non ha fatto tutto quello che era o quello che sarebbe stato possibile fare per arrivare a scoprire, a rendere noto, a rendere pubbliche le responsabilità reali della strage. Per questo diciamo che la strage è di Stato e non soltanto di alcuni funzionari corrotti o che seguivano dei propri deliri politici. Non è questo. C'è stato un settore che ha materialmente fatto la strage, e questo settore però, come dire, un gioco di biliardo, quarta, quinta, sesta sponda, fino appunto a quello che viene ricordato, ai governi anche più progressisti che sono succeduti in Italia, che però, come dire, c'è un muro invalicabile, c'è, come dire, un patto d'onore che non va infranto. E questo, secondo me, è la cosa più agghiacciante di tutta questa vicenda. Cioè il motivo per cui non si è arrivati alla verità giudiziaria. La verità giudiziaria non è stata possibile raggiungerla, anche se poi ci sono atti, conclusioni estremamente chiari su responsabili e mandanti, ma perché c'era una verità politica, e questa verità politica in qualche modo è un po' un patto di malaffare, io non saprei come altro definirlo, tra appunto chi ha avuto le possibilità di aprire archivi, andare a fondo della questione. Allora io credo che su questo appunto strage di Stato non è soltanto uno slogan riuscito dei lontani anni 60, ma è un'indicazione politica molto forte che i compagni hanno avuto in quegli anni, un momento molto duro, molto difficile, e che oggi ha ancora senso nella misura in cui noi manteniamo vivo questo sguardo politico su questo filo melmoso che attraversa la storia del nostro paese. Una seconda e ultima considerazione, e questa forse è una, o almeno da parte mia vuole essere una piccola nota di ottimismo, è che all'indomani della strage, tranne forse appunto i gruppi anarchici, perché già erano scoppiate delle bombe, già c'erano state delle mancate stragi. Alla Fiera di Milano e alla Stazione Centrale di Milano scoppiano due bombe nel 25 aprile del 69, anche lì puro caso che non ci siano stati morti. Ad agosto del 69 scoppiano le bombe, mi sembra, su 5 treni italiani, 3 o 5 treni, anche lì non ci sono 10 bombe, ecco, non ci sono morti. Poi c'è il 12 dicembre. E quindi
chi seguiva da vicino le vicende giudiziarie dei compagni che venivano incriminati, le retate che a senso unico dopo questi attentati, qualcosa avevano chiaro, avevano capito di cosa succedesse, ma altrimenti la strage piomba veramente come credo un fulmine a ciel sereno, cioè le forze politiche nel loro insieme non sono assolutamente preparate a qualcosa di questo tipo. Quindi è un momento molto pesante, molto duro, c'è immediatamente la chiusura dei contratti, l'autunno caldo era stato una serie di vertenze sindacali molto importanti, il rinnovo dei contratti dei metalmeccanici, tutte le principali categorie di lavoratori salariati erano stati rinnovati in quell'anno o erano in scadenza, quindi c'erano state mobilitazioni enormi in tutto il paese, al sud, no? Si ricordava prima Avola e Battipaglia, nel nord, eccetera. Ecco, la capacità, l'intelligenza delle compagni nel loro insieme è stata quella di fare uscire un libro, come ho visto poi Francesco ce l'ha, La strage di Stato, cioè di sviluppare un lavoro di controinformazione che ha permesso immediatamente di dire Pinelli è stato assassinato, Volpreda è innocente e la strage è di Stato. E su questo c'è stata una convergenza estremamente articolata, ma anche estremamente potente, di settori diversi, cioè dalle forze della sinistra rivoluzionaria a settori democratici, a coordinamenti di giornalisti, di magistrati, cioè una ricchezza di interventi spesso in conflitto tra loro, cioè ricordiamolo, non è stato tutto così lineare, non sono mai così lineare le cose in politica, ricordiamo ci fu chi candidò Valpreda alle elezioni politiche causando divisioni, grossi dibattiti, anche in termini processuali ci furono posizioni diverse, confronti, scontri anche accesi a volte, ma di fatto ci fu, come dire, questa capacità di destrutturare, di smontare pezzo a pezzo questa verità ufficiale che gli organi di informazioni, questure, Ministero degli Interni, Governo, eccetera, andavano dando. E questo è stato straordinario, perché questo ha permesso non solo a noi di cominciare a guardare con maggior fiducia al nostro futuro, al nostro avvenire individuale di prigionieri, che non è cosa da poco, su un piano strettamente personale, ma soprattutto, come dire, ha permesso al movimento di rafforzarsi, di crescere in risposta a questo attacco bestiale e brutale che era stato fatto con la strage. Allora, credo che anche oggi la questione del metodo, di come rapportarci agli avvenimenti, cioè come andiamo a leggere gli avvenimenti, come andiamo a leggere le notizie che ci arrivano in un'epoca in cui l'uniformità dei messaggi assume sempre più, come dire, lo stile del messaggio pubblicitario, sono slogan, sono semplificazioni estreme. Ecco, dobbiamo, come dire, continuare a nutrire quella intelligenza politica che ormai da alcuni decenni ci portiamo dietro e riuscire, io credo, a smontare, a destrutturare, a decostruire e capire il senso vero di quello che sta succedendo. Questa cosa all'indomani delle stragi, già nei primi mesi del 1970, cominciava a prendere molto corpo e questo io credo sia forse un po' un lascito, una eredità preziosa, cioè proprio lavorare con metodo, cioè impadronirci di un metodo per poter leggere in maniera politica, in maniera, come dire, approfondita, in maniera chiara quello che sta accadendo, altrimenti appare appunto tutto nebuloso, tutto vago, fascisti, non fascisti, partigiani, le foibe, non le foibe, i campi di sterminio, non campi di sterminio, Moro, Piazza Fontana, cioè tutti questi test giornalistici che vengono fatti e che documentano, come dire, la grande confusione che c'è soprattutto tra le nuove generazioni, non è un dato sociologico così, a noi interessa perché ci fa vedere in maniera chiara come certi messaggi pubblicitari, perché questo sono, stiano passando, e quindi da qui la necessità di lavori come questo, di dibattiti come questo di stasera, che forse sarà un po' lungo, un po' pesante, ma che ci permettono di riprendere in mano tutta questa materia. Ok, io mi fermo qui, grazie.
La parola a Roberto, un altro Roberto. Io andrò più sul personale perché chiaramente vorrei parlare un po' di quello che eravamo noi come gruppo prescelto all'epoca per quanto riguarda la colpevolezza per quella strage e per quelle bombe. Noi eravamo un gruppo di giovani, studenti medi, superiori, ma facevamo tutt'altro, insomma, oltre che il lavoro politico all'interno della scuola, facevamo politica, lavoro politico anche all'interno delle fabbriche in zona, la Fateme dell'epoca, la Voxon e altre piccole fabbriche, e anche l'ATAC, fra l'altro, che era occupata da un po' di tempo, la Fateme da un paio di mesi. Facevamo parecchio lavoro politico. Poi ricordare quei periodi è sicuramente, almeno per me, è così, è quasi un sogno, perché stare quasi ogni settimana almeno due o tre manifestazioni, tentativi e creare appunto consenso in quello che si cercava di fare contro una scuola che noi frequentavamo e che era la quintessenza dell'assurdo, insomma, per quanto riguardava le nostre idee, che cominciavano a crescere allora, la nostra coscienza. E le prime lotte all'interno della scuola, noi fummo una delle prime scuole a occupare Roma, al Severi, a Piazza dei Navigatori, insieme all'Armellini. Le prime occupazioni, i primi impatti violenti con la repressione in piazza, i primi, per me e anche altri compagni, chiaramente della nostra scuola, le prime entrate in questura, le prime botte, le prime esperienze estremamente negative, ma comunque che ci facevano capire che avevamo davanti e crescere nella certezza e nella consapevolezza che eravamo nel giusto, insomma, quello che pensavamo, che stavamo man mano apprendendo grazie ai compagni, anziani, perché questa è la cosa importante, perché io mi ricordo, noi frequentavamo all'epoca, come tanti giovani, c'era una scelta da fare intorno ai 16 anni, 15 anni, 17 anni. Dove vai a passare il tempo libero che avevi dopo scuola? Vai in un centro, o andavi alla parrocchia, dove c'era il campo di calcio, dove c'erano dei giochi, oppure frequenti dei circoli. All'epoca quelli che avevano più ludici, insomma, diciamo, quelli che avevano più materiale di gioco, eccetera, erano per esempio quelli del MIS, erano per esempio quelli del PC, ce ne avevano molto meno, tranne il gioco delle carte o tutt'al più gli scacchi o la dama, poco altro. E quindi la scelta di tanti giovani fu quella di andare, per esempio, che poi ritroveremo insieme a noi nel movimento studentesco, perché magari avevano finalmente aperto gli occhi e si erano ricreduti, e gente che veniva dalla destra, ragazzini che venivano dalla destra, e che poi, questo per raccontare un po' in parte quella storia che ci è stata appiccicata dell'infiltrato fascista Mario Merlino, perché accettammo, tra l'altro accettammo, lo trovammo già insediato in una sede della FAI a Roma, e lo accettammo noi quando ci costituirmo in gruppo indipendente dalla FAI come gruppo 22 marzo, e lo ereditammo, diciamo. Insieme a lui purtroppo ereditammo anche un poliziotto, una spia della polizia infiltrata. Questo per raccontare perché succedevano queste cose all'interno dei movimenti, all'interno dei gruppi, all'interno, c'erano degli infiltrati come un po' dappertutto, come ci furono a Milano, famosissima Anna Bolena Rovelli, che era all'interno che è quello che poi creò a Milano la tensione
specifica del gruppo calabresi, la famosa Area 54 di Milano, del SID, il gruppo calabresi contro, specificamente organizzato per creare appunto i colpevoli, per creare i capri espiatori. E queste sono cose che bisogna sapere, perché bisogna conoscere, perché insomma fanno parte di questa storia nostra e come di tanti altri gruppi italiani all'epoca. Ma questo poi, quello che voglio raccontare in particolare è che quello che succede a noi veniamo da subito attenzionati, e non a caso, perché insomma siamo stati sempre descritti come un gruppo di esaltati, di ragazzini semideficienti o più di lì, insomma. Ma lo specifico, il motivo essenziale era che insomma eravamo parte e attivi, eravamo compagni che facevano delle cose, che lavoravano all'interno di, appunto, scelti non a caso, e poi non eravamo tanto piccoli come gruppo, eravamo almeno una venticinquina di persone, insomma, fra l'altro, e ci andavamo allargando, perché il nostro modo di muoverci, di gestire, di fare cose all'interno del movimento, all'interno di quello che stava accadendo in tutto, a Roma in particolare, perché noi ci muovevamo a Roma chiaramente, ma in tutta Italia era estremamente vasto, era un momento di pre-rivoluzionario assoluto, insomma, ci sentivi nell'aria che c'era veramente c'era un sogno che s'avverava, ecco, per me era almeno questo, c'era qualcosa che ti faceva sentire vivo, attivo, e stavi veramente facendo qualcosa di giusto, e veramente l'applicazione di quello che erano le nostre idee, finalmente le vedevi attuate, le vedevi possibili. E il primo impatto facevamo inizialmente lo sciopero della fame, che a settembre, in concomitanza con lo stesso sciopero che stanno facendo a Milano i compagni anarchici di Milano, e per i compagni appunto arrestati per le bombe del 25 aprile. Lo portammo avanti fino da circa metà settembre, circa fino al 2 ottobre, dopodiché andammo a Milano, ci spostammo a Milano, e io il primo impatto, poi col senno del poi uno ripensa a queste cose, perché il primo impatto con calabresi, arriviamo a Milano di notte, io e Enrico, non conoscevamo Milano, non sapevamo dove fosse la Camera di Commercio, dove si prolungava lo sciopero il nostro compagno Michele Camiolo dell'epoca, e ci fermiamo davanti al Palazzo di Giustizia, e sapevamo che era di fronte al Palazzo di Giustizia o sulla destra o sulla sinistra. Io dico a Enrico: vai a sinistra, io vado a destra e vediamo. Dopo un minuto che sarà allontanato Enrico, si ferma la macchina della polizia borghese, queste famose 128 dell'epoca bianche, una frenata, si scende, e scende questo commissario elegantissimo, fra l'altro, con il suo girocollo bianco, scende dall'auto, io, tranquillamente, insomma, erano le due notte, ma insomma non stavo facendo niente di male, camminavo, mi carica in macchina, no, dico: guarda che io ho i documenti in regola, sto a posto, insomma, no, vieni con noi, mi porta in questura, 30 secondi, neanche guarda i documenti che avevo in mano, insomma. Mi porta in questura e dopo neanche 5 minuti, il tempo di leggere i documenti, e mi anda via velocemente. No, questo mandatelo via, assolutamente fuori. Una cosa stranissima, mai successo. Dico, al minimo era rimanere magari una nottata in questura, come minimo era una.
erano dei fermi, sapevano esattamente chi ero, insomma, ero stato fermato, ero stato già in galera, ero stato, insomma, avevo dei trascorsi. È una cosa, quella cosa stranissima che poi, mettiamola come uno dei tasselli di quello che si stava costruendo contro di noi, contro il nostro gruppo, contro noi in particolare. Dopo poco tempo, a Roma, a metà novembre, una sera io, Enrico, Pietro, Valpreda, Emilio Bagnoli, di notte camminavamo tranquilli a una via di Trastevere, arriviamo su una piazzetta e troviamo una decina di persone che ci attaccano, persone definire fascisti e poi sì, forse sicuramente come idee saranno state quelle, ma erano sicuramente, e poi è appurato perché Emilio ne riconobbe poi in galera un paio, erano agenti di custodia. Ci assalirono, ci menarono tranquillamente perché insomma io ferito alla fronte, Pietro con un occhio nero e Enrico a terra perché aveva ricevuto bella botta, insomma, era un semitenuto. Il tempo di prendere Enrico, io e Pietro e portarlo, Emilio per fortuna riuscì a scappare, e portarlo verso una fontanella, arriva la macchina della polizia, si carica e ci porta direttamente in prigione, direttamente alla Regina Coeli. E quelle sono poi le foto che verranno ammirate da tutti come, e ci verranno mostrate come noi eravamo i mostri. Quelle foto con i graffi, con occhio nero di Pietro, la faccia di Enrico, insomma. Quelle che poi saranno mostrate come i reperti dei delinquenti. Dopodiché, il 14, vengo arrestato a casa, ero rientrato da poco, io vivevo per strada in quel periodo. E il 14 sera vengo arrestato e vengo portato alla questura dove sto 3 giorni praticamente con un interrogatorio banalissimo, tra l'altro, in cui chiedevano soltanto se conoscevo delle persone, cioè se conoscevo loro, insomma, niente di che. E il 15 vengo portato alla Regina Coeli e da lì ne uscirò dopo 3 anni. Mi succede, dopo una settimana circa, una cosa molto pesante che poi nessuno magari ricorda perché non viene neanche narrata a livello. Ci sarà un confronto, lo stesso tipo di confronto, con la stessa metodologia di Pietro Valpreda con i 4 poliziotti e io in mezzo a 4 poliziotti ugualmente, davanti al giudice. Al mio avvocato, io vestito da una settimana di celle di punizione, quelle sono celle di punizione, Regina Coeli, di sicurezza, mi chiamano, e vestito con praticamente il sacco, quello che ti danno come abito quando entri, ti tolgono tutto, e con i capelli dritti dopo una settimana con sporco perché neanche ne facevano lavare. Entro in questa stanza e trovo queste 4 persone, belli, puliti, con la giacchina, con la maglioncina, con la cosa. Entra un ragazzo, poco più grande di me, che poi saprò, aveva 26 anni, era un precario della banca, eccetera. E quell'eccetera vuol dire che aveva un fratello poliziotto, era stato preparato prima, era stata mostrata la mia foto con la stessa metodologia appunto usata con Piero Valpreda e gli era stato detto che era la persona che doveva riconoscere, che sarei stato io. Entra dentro, mi guarda e rimane esterrefatto, dico forse ha avuto un momento di, che so, di umanità,
ritorno di coscienza, non so, una cosa che mi riconosce immediatamente perché era inconfondibile, ero inconfondibile assolutamente. E forse avuto una, ho detto no, qui non c'è. Questa cosa è importantissima perché se avesse detto soltanto sì, oppure anche soltanto accennato, come ha fatto poi Rolandi, famoso, che dice se qui, secondo lui qui non c'è, e su quello poi si è imbastito tutta quella campagna contro Piero, il prete, contro di noi, se solo avesse detto che ero io, era chiuso il cerchio. Noi avevano due colpevoli. Mio padre lavorava alla Banca Nazionale del Lavoro. Hanno imbastito tutta la storia contro di noi su questi personaggi, su me, su Pietro, su Pinelli. Pinelli doveva essere uno degli esecutori dell'attentato di Milano. Gli è sfuggita qualcosa, gli è sfuggito un cadavere. Perché altrimenti il cerchio era chiuso, cioè avrebbero ottenuto quello che stavano preparando da un anno ormai. Quello che è stato la strategia della detenzione, se ci ricordiamo quello che è stato il 69, un pochino, ci sono stati circa 146 attentati in Italia, quasi il 90% di area riconosciuta poi in seguito negli anni di area fascista, provenienti da matrice fascista. La strategia della detenzione è questo, è creare la paura, creare tensioni, poi di contorno ci sono i servizi, c'è la polizia, c'è lo Stato, di fatto, che crea i colpevoli, che chiude il cerchio in quel modo, che chiude in quel modo una stagione di entusiasmo, di vita, di un sogno che si stava avverando, come ho detto prima. Perché poi bisogna ricordare quello che è successo. I primi di gennaio viene firmato quel statuto dei lavoratori che ancora non esisteva, che era ancora in discussione, che nei consigli di fabbrica all'epoca ancora si discuteva, non andava bene perché era una mezza ciofeca, come fu creato, come fu firmato poi alla fine, perché mancavano tante cose, ma tanti riconoscimenti dei diritti che poi non ci sono stati. E poi attualmente vediamo che c'è la cancellazione quasi totale di quello statuto, quindi ma non doveva neanche passare in quel modo, quindi è stato troncato un po' tutto quello che c'era in ballo, le lotte, i sogni, la voglia di essere finalmente vivi in un paese di morti. Vi ringrazio. Grazie, lascio ora all'altro protagonista. Non era neanche previsto, sono arrivato ieri, quindi vivo all'estero da 50 anni, quindi niente, la mia storia è un pochino diversa, però non voglio neanche raccontare la mia storia. Io, tranne l'unico accenno che voglio fare, è il fatto che sono l'unico cittadino europeo a aver ottenuto un asilo politico delle Nazioni Unite. Questo è l'unico dato di fatto, un dato storico. Spiegalo però. Cioè, le Nazioni Unite, ovviamente il passaporto NANS delle Nazioni Unite, che viene riconosciuto soltanto all'epoca nessun europeo l'aveva mai ottenuto, era per quelli che venivano in Europa, scappavano dai paesi del blocco dell'est e così via. Nessuno mai l'ha mai ottenuto, né dopo di me nessuno l'ha mai ottenuto, tantomeno. Quindi c'è questa particolarità. Questo per dimostrare anche come all'estero fossero molto più scalpi, avessero capito esattamente cosa voleva, e quello che si riferiva a lui prima, che ci fossero scontri anche a livello di servizi segreti, di governi europei ed extraeuropei. C'era una lotta in corso.
questa è la cosa. Io sono scappato semplicemente per fortuna. Ho avuto la fortuna sfacciata di essere arrestato il 12 notte direttamente dai carabinieri. Annotazione anche qui: tutti quelli fermati ai carabinieri sono stati rilasciati, anche del gruppo nostro, tutti quelli che sono passati per i carabinieri rilasciati, perché bisognerebbe pensare come costruisce la polizia un'indagine. Per costruire un'indagine bisogna che qualcuno faccia il tuo nome. Se non fanno il tuo nome, loro ufficialmente non possono dire l'abbiamo preso perché. Quindi loro sono stati molto metodici, sono stati molto bravi sotto questo aspetto. Hanno aspettato il momento giusto, ogni nome hanno preso un compagno. Il mio nome era sconosciuto in quel momento, sì, ero stato arrestato, tutte queste cose qua, però ufficialmente non dovevo essere fermato in quel momento. Lo dimostrano diverse cose, il fatto che mentre sono interrogato dai carabinieri, la polizia passa a cercarmi a casa. Evidentemente, siccome si erano suddivise le liste dei fermati, il nome mio era finito sulla lista sbagliata, e perché loro poi il 16 mi vengono a cercare, perché qualcuno di loro ha fatto il nome mio più volte e quindi divento di attualità per essere prelevato. Ma il 12, quando vengo fermato, ancora ufficialmente non era possibile questo. Quindi queste sono tutte piccole cose che dimostrano anche come il piano più perfetto, il delitto perfetto non esiste alla fine, perché anche loro hanno commesso tanti piccoli errori, perché a me durante l'interrogatorio ininterrotto, perché sono stato fermato il 12 di notte e interrogato ininterrottamente fino al giorno dopo, quando dopo sono stato rilasciato la sera. In questo interrogatorio si sono concentrati su Pietro Valpreda, quando ufficialmente il nome non esisteva. Ufficialmente Pietro Valpreda non si parlava, se ne è parlato dopo, come sappiamo, perché se non c'era il riconoscimento, il tassista, tutte queste cose, Pietro Valpreda ufficialmente non esisteva agli atti. Strano che a me, ad altri compagni, il nome di Pietro Valpreda era quello ricorrente negli interrogatori. Volevano sapere, da me volevano che firmassi il verbale che era partito con l'esplosivo, tutte queste cose qua, il 13 dicembre. E questo ci collega anche a un'altra cosa. Ci sono ancora degli archivi segreti. I carabinieri non hanno mai aperto i loro archivi. Non esistono il segreto di Stato sugli archivi dei carabinieri della finanza, sono ancora chiusi, nessuno li ha potuto vedere. Noi quello che abbiamo visto è quella merda che rimane da archivi degli affari riservati, da polizia politica, che sono stati trovati poi sì, in varie perquisizioni, ma soprattutto nei depositi nascosti in via Appia. Quei depositi però, la maggior parte del materiale era stato già tolto. È facile capirlo, perché a parte che era tutto sparpagliato e così via, ma ci sono le cartelle personali dei compagni, no? E si vede ogni tanto, dice personale per copia per quel fascicolo o quell'altro. Quando tu non trovi quel materiale, vuol dire che è stato tolto e così via. Questo è soltanto per capire che in realtà la cosa è stata molto più funzionale. Nessuno può dire di non essere colpevole. Lo Stato in tutti i suoi settori, anche questo lo dico perché ci sono oggi quelli che cercano di mescolare le carte, i carabinieri che erano buoni, Salvini, perché tu citavi Salvini, mi pare, tu hai citato Salvini, quello che ti ha interrogato era dei carabinieri, sicuramente, come ha detto, esatto, e questo qui è uno che ha fatto una serie di operazioni, loro stanno lavorando molto su questo,
sul distinguere polizia e carabinieri. Non è vero, non è vero assolutamente questa cosa. Hanno uguale grado di colpevolezza alcuni settori, se vuoi, o quello che ti pare, però quella è indubbia. Il problema è che, un'ultima cosa, stiamo parlando di tanti libri, è vero. Io sono però 5 anni che sto leggendo le 800.000 pagine dei depositi trovati, tutto quanto. Molti libri sono usciti ben prima di questo, e scrivono cagate, perché loro non hanno letto quel materiale e nessuno riesce a leggere il materiale a disposizione, perché non è che c'hai un index che vai a cercare la paginetta. Molte cose sono scritte a mano e te ci vogliono giornare per cercare di tradurre che diavolo hanno scritto e così via. Quindi la maggior parte del materiale che esce è basato su, perché sono furbi, perché è basato su quello che hanno letto dai libri o ritagli del giornale, non è basato su ricerche fatte in maniera seria, e questo vale per tutti, anche per i cosiddetti storici. Basta, io credo che non è inutile che vi assilo su queste cose. Quello che mi premeva dire era solo questo: la complicità a livello esterno sono a tutti i livelli, nessuno escluso. Affari riservati, abbiamo la discendenza, le prove. Ricordiamo che quasi tutti i prefetti, i commissari di polizia, i vice commissari venivano tutti dal fascismo, avevano giurato fedeltà al fascismo e hanno seguitato nella Repubblica. Questi sono i dati. Bisogna ricordare i metodi di interrogatorio: 40 giorni senza avvocati, senza incontrare l'avvocato, 3 giorni in mano della polizia, che poteva fare quello che cavolo voleva, senza mangiare, senza bere, senza dormire, con gli sgarazzoni che erano una prassi normale. Questa è la realtà, perché se noi saltiamo questa fase non capiamo, è impossibile capire, e soprattutto grazie a questo possiamo apprezzare quello che i compagni in galera hanno subito e sono riusciti a sopportare, altrimenti potevano cedere e raccontare qualsiasi cosa, e allora non staremmo a raccontare null'altro qui, staremmo a piangere tutti quanti. Grazie. Voglio aggiungere un paio di cose che ho dimenticato, oramai le racconto talmente tante volte che credo sempre di averle dette, ma quello che è successo a me, per esempio, io avevo un alibi assolutamente di ferro, no, d'acciaio, di platino, chiamato materiale. E quel pomeriggio del 12 dicembre alle 5.25 ero a Piazza di Roma a riparare il motorino dell'amico, un motorino che avevo, col quale ero caduto, e quindi l'avevo rovinato io e stavo riparandolo, un amico mio carissimo che conoscevo in infanzia. E anziché andare alla famosa conferenza sulle religioni del Cobra, quel pomeriggio rimasi a riparare il motorino, insomma, mi ha chiesto, dice, dammi la mano. Ecco, quel pomeriggio dalle circa le 2:30, alle 3, fino alle 6:30, 7, sono stato lì a riparare una Vespa. Vedo alle 5:25 esatte passare un elicottero sopra Piazza di Roma. Questo elicottero fa 3 giri e poi riprende la rotta, non so dove andare. Me lo ricordo perché era un elicottero militare, un elicottero che all'epoca usava anche la polizia, insomma, queste... Dico, infatti l'ho visto girarsi 3 volte, dico, ma vedrai che fra poco ci manderanno una pattuglia perché stiamo qui in mezzo alla strada, riparassero con tutti i pezzi del motorino, eccetera. Pensavamo che fosse un elicottero della polizia, invece semplicemente era un elicottero partito da Vigna di Valle con un tenente colonnello a bordo e un sottoposto. E questo tenente colonnello ha dichiarato esattamente al giudice, a Occorsio,
che aveva fatto quel percorso, esattamente quei tre giri, perché c'era stata, e non era solito farlo, c'era stato un voto d'aria e ha dovuto, per riprendere la rotta, ha dovuto fare tre giri, esattamente quello che ho raccontato io, all'ora esatta che ho raccontato io, quindi non potevo essere in banca a portare la borsa. Quindi loro avevano già in mano le prove che non c'entravo niente, ma che succede? Succede che il giudice Accorsio lo mette insieme ad altri due testimonianze di altri due elicotteristi che erano passati, uno tre quarti d'ora prima e uno quasi un'ora dopo. Queste tre testimonianze, ne sono tre quindi le testimonianze, vanno a finire in atti al giudice istruttore che era Cudillo. Cudillo, quando ci manda rinvia giudizio, la testimonianza centrale, quella che parlava esattamente, confermava quello che avevo detto io, sparisce. Quel verbale è sparito dagli atti. Uno. E noi, dopo 45 giorni circa, visto l'avvocato, dopo il confronto 30 secondi, ho parlato con l'avvocato, e non sapevamo neanche che fosse quello che era avvenuto, che stava avvenendo fuori, che c'erano compagni che si cominciavano a muovere, che era stato assassinato Pinelli, e comunque quando mi mandano al braccio cominciamo. Io continuo a fare quello che facevamo fuori. Mi comincio a ricreare una rete di ragazzi, perché finisco all'ottavo braccio, che era il braccio dei giovani adulti, erano quasi tutti ragazzi come me, e comincio a creare una rete. Infatti dopo pochi mesi partiamo con lo sciopero generale di Regina Coeli, il primo sciopero della fame, organizzato da me e dai compagni, perché poi creiamo una rete, ognuno, i volantini all'interno si scrivevano come? A mano, ogni cella ne scriveva una serie, ci eravamo organizzati così. Questo per dire intanto che chi eravamo, che non, io non ho mai abbandonato, come i miei compagni, non ho mai abbandonato la lotta, in qualsiasi modo, è quello che bisogna fare ancora oggi. Sempre di più. Non lo dimentichiamo queste cose. Grazie per questa testimonianza. A questo punto è previsto l'intervento dei copromotori dell'iniziativa, i giovani compagni di Noi Restiamo. Credo che. Noi Restiamo, vabbè. Allora do la parola a Francesco Piccioni, redazione Contropiano. Allora, intervenire dopo le testimonianze è sempre un po' complicato, perché come avete capito non sono stati momenti leggeri per nessuno, soprattutto sono stati momenti particolari della storia di questo paese. Quindi non c'è solo l'aspetto individuale ed emotivo dell'essere finiti in carcere da innocenti, eccetera, ma essere consapevoli che ci si è finiti perché si stava giocando una partita di dimensioni enormi sulla storia di questo paese. Allora, dopo 50 anni ci ritroviamo a parlare della strage di Piazza Fontana, della montatura contro gli anarchici, ci ritroviamo a parlare della strage di Stato, in una situazione in cui tutti dicono di voler coltivare la memoria. Stavo guardando prima il Corriere della Sera, che ha preparato paginate sulla questione, paginate in cui il sunto alla fine non c'è. Cioè l'elemento stabile, l'elemento di certezza non c'è, non viene fuori. Mentre invece i processi, quindi la verità giudiziaria, ci ha consegnato almeno un dato, perché con la seconda inchiesta, quella di Salvini, si è arrivati a dire i colpevoli sono Tizio, Caio e Sempronio, cioè Delfo Zorzi e il gruppo Freda, Giannettini, Ventura,
di Giglio e tutti gli altri fascisti che erano stati già processati in primo processo, però non sono punibili, perché vige il principio sacrosanto del bis in idem: nessuno può essere processato due volte per gli stessi reati, e se una prima volta, non in primo grado, la prima volta, il primo processo che dura 3 gradi fino alla Cassazione, se è stato assolto non puoi poi essere condannato, nemmeno se si dimostra che effettivamente sei tu il colpevole. E questo è quello che è accaduto. Noi sappiamo chi ha fatto la strage, sappiamo chi l'ha ordinata, sappiamo chi l'ha coperta, sappiamo chi ha preparato la bomba, sappiamo tutto, ma non sono punibili. Allora, perché è importante confrontarsi con la memoria sulla strage di Piazza Fontana e tutto quello che ne è derivato? Perché è una radiografia esatta di come funziona lo scontro di classe con un paese. Cioè, noi andiamo a leggere 50 anni dopo quel che è avvenuto, non per ricordare e solidarizzare con gli innocenti accusati ingiustamente. Andiamo a studiare come avviene lo scontro dentro un paese, perché se capiamo come avviene lo scontro dentro questo paese, forse la prossima volta siamo anche un po' più pronti siamo più pronti in generale ad affrontare lo scontro con l'avversario. Quello che esce fuori con chiarezza è uno Stato, un apparato degli interessi politici ed economici e anche internazionali, perché c'è stata di mezzo anche la CIA e la NATO in questa storia, messi sotto pressione da movimenti di lotta sociali composti da milioni e milioni di persone in tutti gli ambiti sociali, dalle fabbriche agli studenti, persino ai giornalisti, c'erano persino i giornalisti di sinistra a quei tempi, e i professori, e i medici, e anche i magistrati, messo sotto pressione, non potendo fare la scelta del colpo di Stato come era stata fatta pochissimo prima in Grecia, come veniva fatto normalmente in America Latina, non c'era bisogno di farlo in Spagna e in Portogallo perché c'erano già regimi fascisti, fa qualcosa di simile a un colpo di Stato. Quindi organizza una montatura contro un gruppo di compagni particolarmente ritenuto debole dal punto di vista organizzativo, politico, della solidarietà, dell'interità, perché sugli anarchici ci stanno sempre un sacco di chiacchiere, quindi funziona sempre dire che sono stati gli anarchici qualsiasi cosa, ancora adesso, ogni volta che c'è sogna anche la pista anarchica, inevitabilmente. La cosa viene preparata per tempo, perché appunto l'infiltrazione del poliziotto e l'infiltrazione di Berlino risale a mesi prima. Quindi una montatura ben organizzata, con una regia seria dietro, con professionisti del mestiere, eccetera. E cosa impariamo? Che questo Stato fa una strage dei propri cittadini, innocenti anche quelli. Chi si è trovato dentro una banca per sbaglio, o altre volte si è trovato su un treno per sbaglio, per cosa? Per creare quel tanto di emozione, indignazione, eccetera, scaricare tutto su un nemico già pronto, già preparato, già creato nei mesi precedenti, e quindi riuscire a gestire in forma autoritaria e repressiva un conflitto che socialmente stava perdendo. Questa cosa viene ripetuta parecchie volte negli anni, non è venuto fuori questa sera. Altre stragi di Fritenni erano state preparate, in un caso addirittura il fascista che stava mettendo la bomba gli è scoppiato il detonatore in mano e si è fatto piuttosto male. Solo il detonatore, non tutta la bomba, stava nel cesso del treno a preparare le ultime cose, quindi stava mettendo il detonatore con la miccia, è esploso. E gliel'hanno preso, perché si è fatto molto male, l'hanno portato giù e stava lì già pronto tutto. C'era una bomba sul treno, era pieno di giornali di copia di lotta continua, che doveva significare che la strage aveva fatto la lotta continua, e quindi c'erano dei poliziotti, dei servizi segreti già pronti, dei giornalisti anche, certo, già pronti a dire che lotta continua aveva fatto una strage su un treno. Allora, uno Stato che reagisce così a una difficoltà politica e sociale
è uno stato preoccupante, soprattutto se pensiamo che questo stato non è cambiato affatto, è sempre quello. Gli organizzatori, i dirigenti, eccetera, vengono selezionati sempre nella stessa maniera. Le forze politiche sono hanno cambiato nome, ma non è che sono diventate migliori, anzi, per chi c'ha i capelli bianchi comincia a rimpiangere un po' troppa gente. E quindi comincia a dire dei voti che non cristiani, però in fondo ci si poteva parlare, mica io non scrivi da adesso. Qualcosa di buono. Se ne ha trovato un altro a dire Fanfani, adesso sarebbe ultrasinistra, il piano casa, oh, quello ha fatto le case popolari per tutta Italia, voglio non scherzare. Allora, le leggi elettorali, sì, potremmo fare una lista sconfinata di cose. Dopodiché è chiaro, per chi ha i capelli bianchi, la storia è che facevano quelle cose perché gli venivano chieste in un certo modo, non perché erano buoni. Quindi la loro risposta era meno potente, meno grossa di quello che tu andavi a chiedere, però riuscivi a strappare. Anche lo statuto dei lavoratori era una schifezza rispetto a quello che stavamo pretendendo. Visto 40 anni dopo, una bomba di diritti sociali dei lavoratori. Allora, la cosa da capire è che se noi guardiamo a questa vicenda, a questa storia, come una radiografia di quello che è lo Stato, capiamo anche come avviene lo scontro, come avviene la lotta di classe, normalmente. Perché tutti abbiamo mandato a memoria, perlomeno quelli che hanno studiato i miei tempi, in quei giorni, magari lo imparano adesso, che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Il che significa che la politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, cioè la politica è quella fase in cui lo scontro c'è, ma diciamo in genere non ci si spara, mentre nella guerra non si parla più, si spara soltanto. Allora, se questa è la verità dei fatti, cioè la verità dello scontro è questa, la lotta politica è una lotta che si fa per battere l'avversario e batterlo sul serio, cioè per sconfiggerlo. Non per eliminarlo, perché questo ci richiederebbe troppa fatica e troppo casino, però per sconfiggerlo sì. E dall'altra parte ragionano in questo modo, non è che si fa politica perché così si prendono i voti e poi si va al Consiglio Comunale, poi al Consiglio Regionale, al Governo, e si prende il Governo, perché poi magari scopri che prendere il Governo non basta perché il potere è un'altra cosa. Abbiamo avuto esperienze recenti, no? In America Latina Morales aveva preso il potere politico, aveva vinto le elezioni e c'era il governo, non c'aveva il potere e gliel'hanno sfilato con mezzi poco ortodossi, ma quelli appunto che stiamo vedendo anche in questa serata. In questa vicenda di Piazza Fontana vediamo proprio tutti gli elementi, per esempio la questione dell'infiltrazione, no? È un sistema ed c'è sempre stato e sempre ci sarà, non è che è avvenuta allora ma adesso non si usa più. Quando abbiamo provato a fare quel tentativo di movimento che si chiamava Rossa qualche anno fa, improvvisamente si sono presentati dei giovincelli e dicono, ah, perché partecipiamo anche noi? E per qualche settimana la cosa è andata avanti, poi qualcuno ha cominciato a farsi delle domande, chi sono, da dove vengono, che cosa hanno fatto prima, è uscito fuori che erano tre di Forza Nuova del Veneto, porcaccia della Madonna, sempre del Veneto. Vengono sempre da lì, ce deve essere una scuola da quei parti che fa queste cose. Questo perché appunto... nella guerra o nella lotta politica è non solo sapere che il nemico, che saremmo noi in quel caso, cosa pensa, cosa fa, chi è attivo, chi non è attivo, chi fa dei ragionamenti pericolosi, chi fa invece è abbastanza grave, tutte queste cose, ma bisogna impedire che cresca. La differenza tra oggi e allora è che allora non c'era internet, non c'era Facebook, non c'erano i social. Se volevano sapere qualcosa dovevano metterti fisicamente uno a fare le riunioni con te. Oggi ce lo mettono lo stesso e vediamo che è cambiato semplicemente lo scopo. Mentre adesso, grosso modo, le informazioni le dai tu stesso quando ti colleghi con internet e metti like e quindi dici quello che pensi. Adesso gli agenti fanno un altro mestiere, cioè cercano di deviare
il corso delle organizzazioni, cercano di farle frantumare, ci riescono benissimo perché poi tanto a sinistra c'è una passione per la frantumazione, però devo scoprire che hanno per anni guidato con un agente segreto sotto falso nome un movimento ecologista canadese che io non riesco a immaginare qualcosa di meno pericoloso di un gruppo ecologista canadese. E ci devi dedicare un agente vero sotto copertura, tu capisci che questi non vogliono che esista nulla sulla faccia della terra e quindi agiscono in tutti i modi possibili e immaginabili per far sì che nulla si crei e nulla si riproduca. Poi sanno benissimo anche loro che purtroppo c'è la crisi, la gente chiede diritti, chiede salario, chiede cose, quindi ci sarà sempre qualcuno che si oppone, però loro accumulano esperienze e informazioni, gli altri devono sempre ricominciare da capo e il gioco è sempre un po' squilibrato. Allora, se arriviamo da questo angolo, da questo punto di vista, la storia di Piazza Fontana non è una storia polverosa, è una storia viva. Cambiano alcune tecniche, cambiano sicuramente i nomi, ma le componenti sono sempre quelle, movimenti sociali, oppositori politici, dall'altra parte servizi segreti, provocatori, fascisti, sempre loro di mezzo e sempre nello stesso modo. Quindi questo per dare al senso che non stiamo qui a esercitiamo la memoria, frustiamoci esercitando la memoria, facciamo penitenza eccetera, ma stiamo qui per imparare, nonostante tutto, che cos'è lo scontro politico e anche un pochino come lo si fa. Il movimento d'allora, che era pure quello un movimento, erano tanta gente, questo è ovvio, mentre oggi la situazione numerica è differente, ma anche quel movimento aveva tantissime componenti all'interno, perché c'erano gli anarchici, c'erano i gruppi extraparlamentari, e già il fatto che erano gruppi extraparlamentari vuol dire che era più di uno, c'era Potere Operaio, c'era Lotta Continua, l'Avanguardia Operaia e altre 5.000 sigle. Però quel movimento in quegli anni riuscì a essere unito su alcune cose fondamentali, per esempio la strage di Stato è stato condiviso da tutti. Era un movimento che aveva la cultura dell'organizzazione, non la cultura dell'ognuno dice la sua e poi mi alzo e mi presento, magari non mi presento agli appuntamenti o non faccio le cose. Perché un movimento organizzato è riuscito immediatamente a mettersi al lavoro per fare la controinchiesta. Il libro Strage di Stato, che appunto è stato citato più volte, è una controinchiesta vera, non cercando informazioni su internet, non c'era, ma cercando informazioni tra la gente, tra le persone, anche tra i fascisti e anche all'interno del Ministero dell'Interno, perché parlando con Marco Pacifici, buonanima, che era uno di quelli che aveva lavorato per questo, per fare questo libro, mi ha detto, diceva, a un certo punto siamo entrati nel Ministero dell'Interno e ci siamo presi dei documenti, sapevano qual era la distanza, sapevano dove stava, però capite che non è fare una ricerca sui testi, è un lavoro di un movimento che aveva uno stile, una serietà, un impegno, una militanza in cui ci si metteva in gioco, scusate, in tanti e molto seriamente per ottenere risultati. E infatti paradossalmente stiamo ancora qui a parlarne, mentre di altri movimenti non è il caso di farci grandi anniversari. Scusate, ma sto proprio alle ultime note. Ma grazie. A questo punto, se ci sono domande, interventi, curiosità, abbiamo qui un pezzo importante, il protagonismo politico di quegli anni. Credo che sia una possibilità da cogliere. Ah, ok, allora. Vai. Prego, vieni. Io avevo una domanda prima per l'intervento di un Roberto.
Prima si era citato anche il governo Prodi degli anni 90 che aveva la possibilità di riaprire indagini ma che non fece niente. Cioè, volevo sapere anche il ruolo che hanno avuto, diciamo, di far passare inosservata, diciamo, anche la strage, diciamo, quando c'era invece la possibilità di riaprire anche le indagini di quei governi degli anni 90, anche i governi cosiddetta sinistra, che però effettivamente non hanno fatto niente. Volevo chiedere se si poteva approfondire quello. Sì, io ho ripreso un paragrafo del libro in cui gli autori appunto fanno questa notazione che secondo me è molto importante. Beh, insomma, come nel 1946 il Ministero di Grazia e Giustizia è finito nelle mani del segretario del Partito Comunista Italiano, quindi avere un ministero significa avere accesso a tutti gli archivi, avere accesso anche a quella parte di archivi ancora coperti da segreto di Stato, eccetera. Adesso, al di là delle opportunità, delle scelte che fece l'allora segretario del Partito Comunista Italiano, però negli anni successivi a Piazza Fontana noi abbiamo avuto i governi di centrosinistra, abbiamo avuto il compromesso storico, c'era insomma il famoso ministro del Partito Comunista Pecchioli, no? Che era un po'. Insomma, e molti di noi lo ricordano, cioè come è stato interpretato il ruolo di ministro degli interni da parte del partito Napolitano, poi Presidente della Repubblica, è stato ministro. Prodi stesso è stato Presidente del Consiglio, cioè i gangli delle massime istituzioni sono passati anche per mani di personaggi di questo calibro, no? Eppure rispetto alla documentazione, alla capacità, alla possibilità di portare avanti un'inchiesta seria, non è stato fatto assolutamente. Cioè l'impressione da fuori è che ci sia stato proprio un patto omertoso, cioè queste robe qua non si toccano. Cioè, insomma, un po' non è una barzelletta, ma quando, non mi ricordo adesso in che anno, forse voi ve lo ricordate, salta fuori un archivio dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni, che sarebbe la sezione politica del Ministero degli Interni, e c'era un armadio girato al contrario e nessuno diceva nulla, e in quel armadio c'erano per esempio tutti gli atti processuali, l'avvio di atti processuali sulle stragi compiute dalle truppe d'occupazione tedesche, dai nazisti in Italia dal 43 al 45, è stato chiamato giornalisticamente l'armadio della vergogna, era semplicemente girato, e così in una discarica saltano fuori i faldoni con documenti importantissimi e relativi a Piazza Fontana. Questo, se vuoi, è un po' un caso esemplare, un caso limite, ma sicuramente ci sono state inchieste parlamentari, commissioni d'inchieste, ci sono, qui nel libro viene citato questo documento, ci sono un'audizione del giudice Salvini davanti alla commissione parlamentare, ci sono 21 minuti di omissis, cioè per 21 minuti c'è il segreto di Stato, e poi qualche cosa anche lì è uscito fuori, e quindi delle cose sono state pubblicate su questo libro curato dalla Rete dei Comunisti. Voglio dire, questo è quella parte di omertà e di complicità passiva, possiamo chiamarla in vario modo. Però sicuramente se io ho la possibilità di fare una cosa e non la faccio, in qualche modo è un tema, c'è in gioco la pacificazione nazionale. Cosa c'è in gioco per cui il segreto di Stato non viene violato, non viene messo in discussione, eccetera? Questa noi crediamo sia una responsabilità molto precisa e molto grave. Ovviamente non facciamo di ogni erba un fascio, cioè non diciamo che la stessa cosa è l'ordinovista e Prodi, no, chiaramente no, però c'è una catena, c'è un'area di responsabilità, appunto chi confeziona la bomba, la porta e la mette nella banca dell'agricoltura a Milano, e chi questo progetto l'ha ideato, chi l'ha semplicemente sostenuto, chi ne ha tratti vantaggi secondari e via dicendo. In questo senso a me sembra giusto l'affermazione forte che viene fatta in quella pagina che vi leggevo prima, del non fare sconti, cioè non dimentichiamo queste robe, perché queste robe hanno un prezzo politico dietro.
se io non dico che tu hai fatto una certa cosa e fra me e te c'è un patto. È un po' il meccanismo poi su cui si regge, insomma, come dire, proprio la grande criminalità è proprio sul sistema dei favori, cioè no, proprio abbastanza evidente, palpabile. E qui è successo qualcosa di questo tipo, e sta succedendo forse ancora. Ci sono stati ex ministri, l'ex presidente, ex ministro dell'interno ed ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che a un certo punto fa delle affermazioni. C'è stato l'ex ministro della difesa, Taviani era della difesa, credo, sì, Taviani della difesa. Cioè, quindi personaggi di rango che tra l'altro aderivano, partecipavano a questi livelli all'interno della NATO, al di là delle forze armate convenzionali, c'erano, come dire, dei livelli altri in caso di invasione da parte del patto di Varsavia, eccetera. Quindi c'è gente assolutamente di alto livello, assolutamente introdotto, cioè ci sono tante affermazioni di questo tipo, però non c'è mai una dichiarazione precisa, cioè i misteri d'Italia sono infiniti, Ustica, ci sono tante vicende giudiziarie che sono rimaste lì sospese in aria, Ilaria Alpi, Mauro Rostagno, cioè ne possiamo citare forse nomi che a voi non dicono nulla, ma puntualmente ci sono delle strane vicende giudiziarie, purtroppo sempre piene di morti, e c'è l'insabbiamento, non si capisce perché a un certo punto le indagini finiscono nel nulla. Ecco, io credo che non siano questione di errori giudiziari, credo che ci siano delle spinte, delle forze in causa, le forze in gioco, per cui oltre un certo livello non si può andare, perché forse salterebbe fuori un traffico d'armi, perché forse salterebbe fuori chissà cos'altro, ma il livello giudiziario sembra arenarsi puntualmente quando si vanno a sfiorare certi ambiti. Su Piazza Fontana, tutto la vicenda di Piazza Fontana è fortemente caratterizzata da questo. Per questo non a caso è chiamata la madre di tutte le stragi, insomma, stragi di Piazza Fontana, perché è stata poi ha dato il là per creare poi le condizioni, a partire per esempio dall'assassinio di Vinelli, insomma da lì si è partiti per, attualmente fino ad oggi qualsiasi questura, cui sono questura o altri luoghi di detenzione, nelle carceri stesse, qualsiasi morto che avviene chiaramente per mano di poliziotti o di carabinieri viene affossato, non se ne parla, nessuno paga. Per un puro caso Cucchi e dopo 10 anni sono riusciti a capire qualcosa, ma sicuramente finirà anche lì. Ci mettono la mano sul fuoco e nessuno andrà in galera, insomma, ecco, parliamoci chiari. Non pagheranno mai niente, ma questo nasce da dalla prima impunità assoluta ricevuta grazie all'assassinio di Vinelli. Questo è uno dei punti cardine. L'inizio di tutto quello che è poi avvenuto nel corso degli anni, fino a 50 anni, non è un giorno, nel corso degli anni e parte da lì, è stato veramente il banco di prova di quello che sarebbe poi stato utilizzato in tutti quanti le vicende, nelle altre stragi, negli altri momenti di tensione enorme che ci sono stati, ma parte tutto da lì, insomma. Loro fanno i propri giochi di guerra e risico, se potrebbero definire. E poi chi ci rimette siamo sempre noi. Ma poi un'altra cosa volevo ricordare, perché lui parlava del PC e dell'internet. E una cosa particolare, perché all'epoca è successa una cosa che andrebbe bene ricordare. Noi frequentavamo, io, i compagni, alcuni, anche Enrico, anche per fare i volantini, per preparare le cose, frequentavamo le sedi del PC, quella dell'Alberoni, quella della Villetta del Garbatella, quella dei Mercati Generali, dove ogni tanto andavo a lavorare. Ma
frequentavamo quelle sedi perché eravamo accolti bene, perché fino alle 2-3 di notte c'era sempre il compagno che ci teneva aperto, e perché usavamo il ciclostile, c'erano i ciclostile lì, era una cosa che da un giorno all'altro, per mesi abbiamo usato sempre quelle sedi, una volta l'altra, per preparare manifesti, per preparare sessioni, cose. C'era sempre qualche anziano che ci faceva compagnia, ben volentieri, perché da un giorno all'altro, a maggio del 69, intorno a maggio del 69, quelle sedi ci vengono chiuse in faccia. Ci dissero che ordine del partito, ordine della direzione, punto. Chiusura totale verso i movimenti, di fatto. Quindi una scelta da parte del partito che, invece di cercare almeno un confronto, o almeno quello che capire quello che tentavano di fare i propri membri del partito stessi, che ci tenevano aperti le sedi, che parlavano con noi, con i quali scambiavamo opinioni, cose, insomma, quello che volevamo fare, che ci venivano, che erano totalmente favorevoli a quelli che stavano. Da un giorno all'altro c'è ordine della direzione. È stata una scelta, da lì è partita la scelta, che poi farà in seguito, fino ad oggi, insomma, fino alla scomparsa poi stessa del PC, di fatto. Riconnettendomi a sta domanda, alle risposte che avete dato, insomma, qual era il ruolo politico in quegli anni, con quelle stragi, qual era il ruolo politico del compromesso storico nella fine degli anni 60 e inizio degli anni 70? Bella domanda. Dunque, il compromesso storico arriva un po' dopo, poi bisogna distinguere le formule, perché il compromesso storico è la formula usata dal PC dopo il 73, dopo il golpe in Cile, quando un governo che aveva vinto le elezioni viene rovesciato dai militari di Pinochet in collaborazione con gli Stati Uniti. Il PC decide che non vincerà mai col 51%, in ogni caso non lo lascerebbero al governo, e quindi tira fuori l'idea che serve un compromesso storico tra le grandi forze popolari, comunisti, democristiani e socialisti, per assicurare la democrazia, la stabilità, eccetera, eccetera. Questa idea, che nasce appunto alla fine del 73 e non del 69, diventa, dà vita poi, permette la creazione del governo di solidarietà nazionale, che è un'altra cosa. Ed è nel 76, quando le elezioni, la Democrazia Cristiana e il PC ottengono grosso modo la stessa quantità di voti, intorno al 32%. Nessuna alleanza è possibile per formare un governo di coalizione, e quindi il risultato è fare un governo guidato da Andreotti, monocolore democristiano, cioè fatto solo di democristiani, con l'astensione del PC, in modo tale che il governo potesse ricevere la fiducia e non andare sotto. Questa cosa regge dal 76 al 79, e poi la Democrazia Cristiana a staccare la spina alla solidarietà nazionale, anche il compromesso storico smette di essere nominato e muore lì, insomma. Per quanto riguarda invece il 69, quello che ricordava adesso Roberto, la questione è leggermente differente, cioè il PC inizialmente prova un'interlocuzione con i movimenti studenteschi. C'è Ingrao che chiama e riceve nel suo ufficio, no Ingrao, Longo, che chiama e convoca per una discussione politica i leader del movimento studentesco, Scalzone, Piperno, Fuxas, l'architetto, anche Sofri, ma in un'altra data.
insomma, fanno un giro di consultazioni con i capi del movimento studentesco che aveva fatto il 68, che erano tutti provano PC, però, tutta gente che era stata nel PC a partire da sopra, sì, sì, no, però sarà piuttosto autonomizzata facendo il 68, questo è sicuro, e provano una classica operazione di ragazzi tornate a casa, il partito vi copre, vi aiutiamo, però poi come dire, spuntate le pretese di rivoluzionarie eccessive e così via. Questa operazione viene portata avanti, diciamo, a cavallo tra l'autunno del 68 e i primi mesi del 69 e si conclude con nulla di fatto, perché a quel punto i gruppi extraparlamentari cominciano a formarsi e sono aggregazioni politiche indipendenti dal Partito Comunista, e il Partito Comunista dà l'ordine: chiudete le sedi a tutti quelli che non sono iscritti al partito, e non è morta lì. Grazie. Altre domande? Vabbè, allora credo che possiamo chiudere dicendo semplicemente che quello che è stato esposto da chiaramente la dimensione di quella trama di relazioni che dal piano internazionale è disceso all'interno delle vite anche dei protagonisti, quindi una vicenda storico-politica che ha messo, come dire, in evidenza uno spaccato importante dello scontro di classe in questo paese. Uno scontro di classe che non ha avuto rispondenza, non poteva averla sul piano giudiziario. Come giustamente ci ricordava Francesco, lo Stato non processa se stesso, non possono autoprocessarsi. Però la forza, la capacità, il radicamento di un grande movimento di massa che ha camminato sui gambi di milioni di persone ha posto davanti agli occhi tutto la verità. Quella verità che Pasolini, nel famoso articolo del 74, io sconosco i nomi dei responsabili eccetera, ha ribadito, quindi anche, come dire, una testimonianza di forza politica che noi dobbiamo recuperare, che noi dobbiamo appunto far nostra come capacità e come momento di rilancio di una nostra presenza. Io conosco perché sto nelle contraddizioni, so chi muove le contraddizioni e che so chi si muove contro di me e contro gli interessi che io di rappresentanza politica che io voglio rappresentare e a cui do voce. Ricostruire questa capacità è sicuramente un obiettivo. L'esperienza della strage di Piazza Fontana e del movimento di controinchiesta di quegli anni è sicuramente un'esperienza preziosa e un portato che dobbiamo, come dire, fare nostro e far vivere nelle nostre esperienze. Grazie e a tutti. C'è un filmato che vorremmo mandare, visto che stiamo preparando un film sulla 12 dicembre. Hai fatto condividere il termine con